Benvenuti cari amici alla conferenza numero 708 a cura della comunità politica ed umana della CAP, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano. Prima di iniziare alcuni avvisi. Come sapete questa è l'ultima sera e l'ultima conferenza che teniamo in quest'aula dove abbiamo vissuto per 12 anni e 11 mesi. E sono contento che ci siano le ultime due conferenze, quella vera tenuta da Roselli, la 708, e quella finta tenuta da me, la 709, che segneranno appunto la fine di un'epoca. Tutti voi sapete quanto abbiamo amato questo luogo, quante cose sono nate, abbiamo visto nascere il matrimonio di Filippo in questo posto, ad esempio, e con tutte le disavventure connesse, abbiamo visto Loris con le sue disavventure belle e buone, con la sua crescita. Abbiamo visto ciascuno di noi crescere in questo luogo. Siamo entrati che eravamo più piccoli, molti di voi fanciulli, io lievemente meno fanciullo, ma in fondo fanciullo io stesso, e siamo diventati maturi, cresciuti, o almeno un po' più maturi, ecco, mettiamola così, per zitto. Per cui non c'è motivo di tristezza questa sera per un solo motivo, perché sappiamo che questa comunità di destino continuerà a vivere altrove, grazie al sangue fresco, da Strisce Blu, i giovani militanti che ci hanno raggiunto e che sono guarentigia del futuro. Ora, però, senza ulteriori indugi, perché ne parleremo alla prossima conferenza brevissima di questa cosa, cedo la parola a Lorenzo Nicola, al dottor Lorenzo Nicola Roselli, responsabile emerito del CUIB d'Avanguardia, che ci parlerà della attualità dello stato confessionale nel pensiero di padre Luigi Tapparelli d'Azeglio, che è un po' stata la sua tesi triennale. Ma l'argomento è esatto. Che tenemmo, una parte di questa conferenza fu tenuta il 26 luglio del 2019, ma il relatore si mostrò scontento del suo, o parzialmente scontento del suo eloquio, quindi ci chiese di poterla rifare. Nel frattempo è stato il Covid e sono passati 3 anni e mezzo, però ora finalmente vogliamo l'occasione per rifare. Chiedo all'autore brevità, icasticità, scientificità, ma quello è già dato, e al contempo anche una certa stile pop che possa permettere anche a quelli tra noi meno avvezzi di comprendere il pensiero di questo glorioso gesuita della civiltà cattolica del 1850, 60, 70, è uno dei fondatori. Prego Lorenzo. Sì, ti ringrazio Pierre, ringrazio appunto tutti gli amici venuti insomma in questo momento drammatico, ma anche di speranza che vogliamo avere nei confronti del futuro, per come sia possibile, no? Come ha delineato Pier Giorgio nell'inizio, qui si tratta proprio del concetto di Stato cattolico nel pensiero di Luigi Tapparelli d'Azeglio, che è il titolo della mia tesi triennale, un lavoro compilativo in cui ho cercato di ricostruire quelli che possono essere gli elementi tratteggi più che altro sulla concezione di Stato che in questo autore gesuita, fratello purtroppo meno famoso ma sicuramente più meritevole di Massimo Tapparelli d'Azeglio, presidente della Camera dei Deputati del Regno di Sardegna, per chi non lo sapesse, nonché esponente della cosiddetta destra risorgimentale, persona che ebbe un'enorme stima però del fratello Luigi, che è sostanzialmente è considerato quantomeno uno degli iniziatori sistemici della dottrina sociale della Chiesa, perché va da sé che il pensiero, la critica sociale presente all'interno del magistero della Chiesa, e quindi se vogliamo chiamarla e possiamo chiamarla in questa maniera senza essere accusati di schmittismi oppure di paleoschmittismi o a teologia politica della Chiesa, evidentemente c'è, perché c'è nel momento in cui, essendo la massima forma di carità, come ci insegna la tradizione tomistica, è chiaro che c'è sempre una dottrina politica che la Chiesa in qualche maniera ha sostenuto. Però Luigi Tapparelli d'Azeglio che ha fatto? Ha preso e reso sistematica alcune nozioni che deriva dalla lezione di San Tommaso d'Aquino, da quella che è anche la tradizione più nel suo insieme scolastica, e che con una grossa, un'enorme conoscenza, direi tipica di un dotto ottocentesco, di quelli che erano i problemi sociali del periodo, un'enorme conoscenza dei principali autori, per tante ragioni... Padre Luigi Tapparelli d'Azeglio, appunto, è nella civiltà cattolica al momento della sua fondazione, intorno al 1850, e viene a mancare sostanzialmente facendo in tempo a vedere la nascita del Regno d'Italia nel 1861.
muore nel novembre 1861, non vede, ed è forse uno degli elementi che comunque mantiene fino all'ultimo, perché scrive in maniera polemica, e molti dei testi su cui mi sono concentrato, l'avevo anche premesso nella mia tesi, che quasi tutta la trattazione politica, probabilmente in tesi da Pere Azeglio, che invece fa una, all'interno del suo lavoro, più una trattazione di orientata su, intorno alla filosofia del diritto, e una tutta la sua trattazione tardiva concerne questo problema, perché stiamo parlando di un cattolico che vede davanti a sé il crollare intanto di ciò che rimaneva di ordinamenti che lui chiama conservatori, ma che sono sostanzialmente il ciò che rimane nell'imperfezione di quello che può essere l'ordinamento più vicino all'egemonia naturale. E vede soprattutto assediata, e in maniera abbastanza chiara, il potere temporale della Chiesa, che in questo è chiaro, Tappari Azeglio, è qualcosa che serve a mantenere l'indipendenza della Chiesa stessa. Tappari Azeglio, quindi, è noto per il suo saggio teoretico sul diritto naturale appoggiato sul fatto, che è la sua opera principale e che è un saggio strettamente in filosofia del diritto. Tuttavia, negli esami critico degli ordini rappresentativi della società moderna, che è un volume abbastanza imponente su cui mi sono basato, insieme ai suoi articoli, tutti scritti alla Civiltà Cattolica, soprattutto, ripeto, intorno al 1860-1861, tra cui il più famoso, è diventato anch'esso una specie di slogan collegato alla sua figura, la libertà tiranna, sono appunto tutti intorno al 1860-1861. Arrivando appunto a quella che è la concezione che Tapparelli Azeglio oppone al liberalismo avanzante, al liberalismo che lui non solo chiama tale in maniera netta, distingue con un'enorme acutezza rispetto a quella che è la situazione presente che vive, è che lui appunto un liberalismo che lui considera letteralmente una secolarizzazione di della teologia protestante luterana applicata alla dimensione sociale. Infatti lui molto spesso gioca proprio su questa cosa, chiamando governi protestanti, governi liberali e governi protestanti, quasi un alternare. Oppone quello che deve essere uno Stato cattolico, che chiaramente deve essere cosciente del fatto di avere necessità, non di aggiornare, che è un concetto sbagliato che tanto sentiamo, e Pio Giorgio mi insegnerà, soprattutto nell'anniversario che andiamo a festeggiare, che si è stato celebrato riguardo un giacenta avvenimento vicissitudini della Chiesa, non è un aggiornamento inteso nel cambiare i contenuti, ma cambiare gli strumenti, avere un modo di creare una sistematicità all'interno di quello che è il Magistero della Chiesa e la dimensione appunto della concezione del vivere collettivo, del vivere sociale rispetto a quello che la Chiesa ha sempre insegnato. Tappari Azeglio quindi rivolge questa polemica essenzialmente nei confronti dei governi liberali che vede. Lui distingue già in maniera chiaramente embrionale tra quello che è il liberalismo a tradizione anglosassone, e quindi riconosce nell'Inghilterra chiaramente il paese avanguardia in questo senso, negli Stati Uniti d'America, e la scuola che di liberalismo è chiaramente più preoccupante nei termini che quella che caratterizza chi sta insediando l'autorità politica del Papa, ha insediato insomma l'Italia, ovvero il modello liberale francese. Non solo distingue questi, ma riconosce anche ovviamente tutte le varie derivazioni, già parlando apertamente di comunismo, seppur Tappari Azeglio, che ripeto per questioni banalmente anagrafiche, probabilmente ha letto o ha sentito ominare Marx, ma ancora Marx, stiamo parlando nel decennio che va dal 1850, 1800, oppure nella seconda metà del decennio 40 dell'Ottocento, fino al 1861, quando Tapparelli purtroppo abbandona questa valle di lacrime, non è un autore così florido e così conosciuto, e invece il bersaglio polemico comunista che riappare nei testi di Tapparelli è Proudhon. Quindi lui prende questi elementi, questi orizzonti, e su questo porta avanti quella che è la sua decostruzione di quello che è il modello barbaro, questo modello liberale che lui chiama in uno degli articoli pubblicati sulla Civiltà Cattolica
però per definirne la portata brutale e come non sia possibile in alcun modo, diversamente dai tanti Manzoni, diversamente da suo fratello, fra altre cose una possibile conciliazione tra questo liberalismo che ormai era lo status quo, si può dire, e il cattolicesimo dovendo appunto fronteggiare questo ultimo Ottocento e quello che sarebbe stato il secolo XXI. Lui non chiamava, un articolo molto polemico che può riportarci a tante questioni anche di oggi, c'è un articolo che però intitola, ne parlarne, non musulmani ma selvaggi, cioè Tappari Gazzaio scrive, proprio per definire quello che è la distruzione, la struttura che il liberalismo porta nella società, qualcosa che addirittura è inedito nella storia mondiale, perché riconosce che ad esempio nel mondo musulmano, che è stato la grande nemico della cristianità, esiste quantomeno il riconoscimento della egemonia naturale, che viene meno nello stato liberale, essenzialmente per una ragione molto semplice: ci sono questi due punti focali che spesso vengono distinti, no? Spesso si viene associato l'individualismo di Voltaire, della scuola del liberalismo anglosassone, da Locke a John Stuart Mill, viene fatta una distinzione appunto tra invece quello che è il liberalismo più giacobino, che viene fatto viene ancorato in parte alla concezione russoiana. Ecco, in Tappari Gazzaio questo elemento c'è di distinzione, ma secondo lui sono elementi complementari, perché l'individualismo ipertrofico che caratterizza la società su cui il liberalismo eleva a modello, che sono queste due o tre società che lui riscontra inizialmente esistenti per lo più in Francia e in Inghilterra, che elevano al sistema universale a cui deve adattarsi l'intero orbe terracqueo, sono delle società in cui abbiamo un individuo inteso come assoluto e completamente depauperato di tutti quei tratti che sono quelle interdipendenze, le chiama proprio così, che caratterizzano la società. C'è Parisi, se qualcuno riesce a contattare Parisi, che sta arrivando, che sono quelle interdipendenze che caratterizzano le società umane e che devono appunto rappresentare la forma di convivenza che la legge dell'umore naturale insegna da sempre e che devono essere preservate per avere una società retta. L'individualismo attraverso appunto questa astrazione dell'individuo assoluto, l'individuo che va preso in quanto tale e staccato da ogni caratterizzazione appunto sociale premente intesa, no? Citando Thatcher, la società che non esiste e che appunto trova come beneficio non soltanto la possibilità di accumulo economico senza fine, ma anche la libertà di stampa, libertà d'opinione. Sono tutti dei concetti e astrazioni che sono legati a questo individuo assoluto che non è dato come esistente alla società e che servono proprio per giustificare quell'elemento dispotico, tiranno, accentratore, che sono poi le democrazie liberali, come sono state gli stati moderni. Per esempio, uno dei salti che fa, che sono secondo me particolarmente brillanti, considerando il secolo in cui parla, il momento in cui stiamo parlando ancora rispetto al Novecento, di una archeologia delle concezioni politiche, un'archeologia delle concezioni politiche che caratterizzano il contesto dell'Europa del tempo. Però in questo elemento lui riesce a riscontrare come attraverso l'idea dell'individuo assoluto deve ad esempio beneficiare di una libertà d'opinione, una libertà di stampa, non deve avere limite, si crea uno strumento, uno degli strumenti di potere di giustificazione però dello Stato preso nella sua voracità più assoluta, centralista, più in senso proprio anche potenzialmente totalitaria, perché la caratteristica che crea l'individualismo assoluto è quello di costringere, si fa per dire, l'autorità pubblica, autorità illegittima, a creare un cosiddetto regno dell'opinione. Il regno dell'opinione non è altro che una constatazione in realtà abbastanza elementare. Nel momento in cui l'autorità nega che esista una verità, perché la verità non esiste, questo si può affermare chiaramente, perché nel momento in cui si afferma anche solo la laicità, si nega che esista una verità.
E quindi nel momento in cui si afferma esistono verità complementari che posso discutere, si sta ponendo l'idea dello stato neutrale che tanto conosciamo. Ecco, questa cosa porta al fatto che non esista una verità nella dimensione dello stato e della società, e quindi lo stato, riconoscendo questo regno dell'opinione, va a far contare essenzialmente soltanto le opinioni che sono quantitativamente più incisive. E quantitativamente più incisive non significa che la maggioranza, no? Cioè, tanto noi siamo anche figli un po' di questi discorsi plebiscitari che ci fanno anche dire che finalmente questo governo è forte perché è un governo politico e risponde a delle maggioranze, ma le maggioranze, Tapparella Zero dice che di fatto non esistono, perché la maggior parte delle persone sono estranee. Addirittura lui parla di un inganno della rappresentanza nel momento in cui, essendo stato staccato quello che esisteva nel municipalismo, per esempio, quel contatto diretto tra persona, da rappresentante di corporazione, tra appunto borgomastro e quello che invece era la concezione immediata del cittadino che in qualche maniera lo andava a scegliere, nelle posso promuovere tanti esempi dalle assemblee appunto del mondo germanico, che sono per esempio rimaste in qualche maniera il modello svizzero, a le forme di scelta immediata che si possono avere nel mondo municipale di allora, e che in fondo potremmo, per numeri e per numeri reali, potremmo oggi paragonare alle elezioni di condominio. La rappresentanza, nel momento in cui questa prossimità che esisteva in questi momenti è scomparsa, rende completamente inesistente qualsiasi forma di decisione e di influenza diretta su quello che dovrebbe rappresentare. Quindi, di fatto, la rappresentanza, come intesa nelle costituzioni liberali, che sono l'elemento settario che però caratterizza questi stati, che sono falsamente quindi neutrali, perché hanno già una costituzione di base che dice quelli che devono essere i fondamenti di questi poteri, però nel momento in cui al netto di queste costituzioni, di queste sette che costituiscono gli stati liberali, negando la verità cercano di scegliere le opinioni maggioritarie, cosa stanno scegliendo? Stanno scegliendo delle opinioni di una maggioranza che non è riscontrabile, non è individuabile presa di per sé, ma le opinioni che hanno maggior forza, maggior strumenti, maggior potenza anche economica, e potremmo chiamarla così, di soft power in senso proprio, di riecheggiare e di avere peso nella dimensione sociale. Questo da una parte, per quanto riguarda chiaramente quelli che erano i contesti, i caffè letterari, il mondo dell'industria, il mondo un po' dell'elite, che tanto appunto sono alla base e ancora tantissimi politologi ritengono fondamentali nella definizione di quelle che sono state le formazioni statali dell'Ottocento. Dall'altra parte, nel momento in cui questo non avviene, perché alla fine non avviene, e come per esempio in Vandea, come nell'Aretino, a un certo punto il popolo contadino vede questi modelli estranei, questi modelli in certi casi anche stranieri, è il caso appunto dell'Aretino, di Viva Maria, ma potremmo anche citare, da nipote di una calabrese con certa fierezza, l'esercito della Santa Fede, quando si oppongono, allora il regno dell'opinione cerca più le grandi quantità, le grandi opinioni che hanno più forza commerciale, quindi non cerca più la persuasione attraverso quella che di fatto la propaganda, ma va direttamente con gli eserciti. Quindi il regno dell'opinione, che è la post-verità e l'anti-verità che caratterizza gli ordinamenti liberali, e in senso stesso si muove su due dimensioni: sul potere appunto della persuasione, con vendendo appunto, riempiendo laddove possibile il ventre del cittadino ambiente con falsità e con propaganda e con corruzione, oppure con gli eserciti per schiacciarle, come è avvenuto ad esempio in Vandea, cosa di cui ben è cosciente Tapparelli da Zeio. E da questo elemento quindi è facilmente deducibile l'altro aspetto che lui tiene praticamente essenziale, oltre a questo individualismo, come è stato detto, è alla base del potere diciamo totalitario concettualmente dello Stato, che appunto c'è un altro bellissimo modo in cui si esprime, che lo chiama la dittatura del telegrafo, cioè questo Stato che non ha limiti, ha possibilità di contattare, di muovere masse di persone attraverso l'esercito di massa, che è una caratteristica che lui riscontra come fondamentale, e lo afferma guardando la rivoluzione francese. L'esercito di massa, l'esercito appunto di leva di massa, utilizzando appunto dei sistemi tecnologici che vengono messi a servizio di questo controllo. L'altro appunto alleato, che chiama come fondamento teorico dello Stato, è la sovranità del popolo. La sovranità popolare, che cos'è? Anche questa è una falsità esiziale, una falsità che non può essere riconosciuta, perché il popolo stesso, fatto di questi individui assoluti,
questi individui che sono premesse, premesse non, non trascurabili, non, non ascrivibili a interdipendenze o a qualsiasi forma di legame, formano dei popoli che sono altre volte delle astrazioni, a sua volta false, perché sono i popoli che rispondono a un, come potremmo dire, iperuranio ideale, fatto di slogan, fatto di parole, fatto appunto di libertà di stampa, di diritti inalienabili, di diritti, che anzi lui, molto ironizzando su questa cosa, nell'esame degli ordini rappresentativi della società moderna, critica dicendo, ma ironizzando, ma come i popoli quindi non possono essere dipendenti per le scelte di schiavitù che avevano fatto i propri avi, che erano delle immagini che c'era molto nella propaganda di quel tempo, la propaganda appunto repubblicana liberale, no? Noi non siamo essere schiavi come i nostri antenati, ma allora state negando tutta quella che è la vostra storia, perché voi affermate che praticamente esista un popolo per qualsiasi generazione, generazione forma un popolo, e siccome non è questo non permette neanche di definire un minimo di consenso popolare che distingua un popolo da una combricola, da degli abbonati a un giornale o da qualsiasi forma di insieme casuale che si possa generare. Allora, se si ammette che esiste un popolo fatto appunto di un retaggio e tradizione, allora si dà per scontato che i popoli sono tradizionalmente governati nei modi che hanno caratterizzato la loro forma di la loro storia, il modo in cui hanno scelto di governarsi, in cui Taparelli in maniera anche molto lucida afferma anche le diversità, la meravigliosa diversità che ha caratterizzato tutti gli ordinamenti cosiddetti conservatori rispetto all'uniformità che invece è quella che vede avanzare il liberalismo, una uniformità che in questo senso è veramente antidemocratica, nel senso ecco, in vero più positivo del termine. Quindi la sovranità del popolo come l'individuo, un individuo che non si dà e non è reale, anche questo popolo sovrano è un popolo che non ha alcuna attinenza con la realtà concreta, quindi quando lo si afferma, quando lo si porta avanti per giustificare le più santi concetti, le più ardite e appunto sostenute battaglie, i più aspri sacrifici, si sta appunto teorizzando qualcosa di completamente inesistente, qualcosa di retorico, qualcosa che serve in un circolo vizioso a mandare avanti quelle che sono le condizioni le condizioni teoretiche e se si vuole anche pre-costituenti dell'ordinamento liberale e che sono false e da questo punto di vista strettamente esiziali, viziate in genere la loro definizione, già su una caratteristica ontologica. Questi sono in qualche maniera gli elementi che lui nella sua trattazione individua, quelli che usa per delineare quello che è l'enorme problema di un ordinamento liberale, perché l'ordinamento liberale è sempre sbagliato, è sempre innaturale e non può che divenire da queste premesse antireligioso e anticattolico, come si è dimostrato, e che devono lo portano, diciamo così, a dare questo inizio che purtroppo per la precoce morte non riesce poi a strutturare magari in una maniera più completa, come faranno tanti autori dopo di lui, come farà anche in certi aspetti un Donoso Cortés, ma in questo aspetto riconosce il profondo elemento che a mio avviso rimane coerente del liberalismo e del motivo per cui spesso il liberalismo ho sentito definire e convengo a definire tale come pre-ideologico, perché l'ideologia in assoluto, l'ideologia intesa nel suo senso più negativo che anche le encicliche papali hanno condannato più volte, l'ideologia ha sempre questo portato religioso di falsa religione che ascrive a sé e che nel liberalismo c'è tutto, c'è sempre. Nell'ultimo capitolo della tesi, in maniera molto sbrigativa, ho proprio trattato anche dell'elemento che se si vuole si può appunto, nessuno oggigiorno parla più di Taparelli, quindi chiaro, non è un'accusa, diciamo, contemporanea, che però molto spesso potrebbe essere dedotta o portata avanti come forma di confutazione. Ovvero appunto il fatto che comunque il Taparelli non avesse uno zelo italianista in questo elemento. Ma in realtà una cosa che il Taparelli invece sempre, soprattutto nell'esame, ma anche in diversi articoli della Civiltà Cattolica, spiega più volte, è che invece la Chiesa è stata proprio la
protagonista dell'affermazione e dell'identificazione del popolo italiano nel corso della storia, è stata la grande spada, la tagliente spada, infatti, quando è stato necessario, che ha difeso il diritto dei popoli italiani di esistere e anche di distinguersi da quelle che sono state le vicissitudini che hanno caratterizzato l'Europa del Medioevo, quindi l'Europa in realtà di fatto nascente e della prima epoca moderna. E in questo sta tutto il suo meraviglioso anche guelfismo. Questo ha un elemento sistematico, perché è vero che la Chiesa ha nell'Italia una figlia prediletta. Viecheggio le parole chiaramente pronunciate dopo, in realtà prima che Tapparelli morisse, che quindi Tapparelli potrebbe aver sentito, benedite grandio l'Italia. Pio IX, che risentendo l'influenza di Tapparelli a Zeio, mi si permetta di dirlo, scriverà l'enciclica Quanta Cura, che è la prima grande enciclica sociale della storia della Chiesa contemporanea, no? E questo riconoscimento appunto del ruolo che la Chiesa assurge sempre dove opera, non è solo connesso al fatto che la Chiesa ha chiaramente sede in una città chiaramente italiana come Roma, ma è proprio quello che la Chiesa sempre fa, perché la Chiesa nella sua opera di evangelizzazione sempre finisce per conoscere e amare come suoi figli prediletti i popoli che conserva, che preserva le loro tradizioni. E non è un caso quindi che la storia della Chiesa abbia visto monaci conservare anche alcuni elementi della cultura pagana, conservando e trasformando in mitologia, perché questo fa parte del processo di tesaurizzazione di quella che è l'identità dei popoli, che la Chiesa, proprio per evangelizzare quei popoli, fa, e quindi creando quei popoli laddove dove purtroppo la Chiesa non ha potuto operare, sia perché materialmente reso difficile la sua evangelizzazione, sia perché poi sono subentrati gli eretici, chiaramente a rendere tutto più complesso, dove questo è venuto a mancare, la forza anche di desistere, esiste di quei popoli, è sempre venuta meno. E in questo sta, secondo lui, la grande distinzione veramente che c'è tra popoli civilizzati. Alla fine i popoli civilizzati cosa hanno in comune, no, da parere a Zeio? Quello di essere popoli che sono stati edificati e rafforzati dal cristianesimo, in preciso al cattolicesimo, che ha questa figura che lui appunto descrive con forte enfasi, del vicario di Cristo, che deve essere indipendente da qualsiasi potestà, perché la potestà vera, assoluta, quella del vicariato del nostro Signore Gesù Cristo, rappresentata da egli stesso, è stata la Chiesa la più capace, grazie a questa forza politica derivata dal papato. E quindi in quest'ottica Tapparelli dice che la Chiesa è stata una protagonista della difesa in generale, perché lo fa sempre, ma in particolare parlando ai italiani, scrivendo in italiano, dell'Italia, e è assurdo pensare di poter costruire un'indipendenza, un'affermazione del popolo italiano, dimenticando o comunque disconoscendo quella dimensione cattolica che invece è stato il fondamento. Quindi quello che ci resta del pezzo di Tapparelli a Zeio è un enorme stimolo per cercare di riscoprire la forza dell'antiimperialismo cattolico, che non è ben lungi essere una questione di una presa di posizione dovuta a sciocco un atteggiamento trinariciuto dovuto alla volontà di non perdere delle prerogative di potere o di influsso, di non capire i contemporanei, come spesso i figli di quei cattolici ebrei dicono. C'è invece l'enorme capacità che Tapparelli dimostra, insieme a tanti intellettuali del periodo, tanti teologi del periodo, di tanti papi del periodo, di individuare e ben comprendere cos'era il mostro che avversava la Chiesa, e non a caso ha avversato in maniera così forte la Chiesa in quei decenni. E la scuola di Tapparelli a Zeio, nonostante tutto, in quegli anni sarà una scuola molto forte, perché l'intransigentismo cattolico, che avrà dei forti echi soprattutto in Spagna, Italia e Francia, è figlio di questa lettura, e tanti Monsignor Felix Sardi Salvani lo stesso, e qui molto caro Davide Albertari, non lo riconosceranno come grande interprete di questa tendenza, che hanno cercato di sviluppare con forza. Ed è forse anche l'idea che tutto ciò che molto spesso si afferma che la Chiesa dovrebbe in qualche maniera assumere, elementi di contaminazioni che dovrebbe appunto sviluppare, che partono in assoluto proprio dall'idea molto sturziana, poi ben affermata nella Rivoluzione Liberale, il testo di Sturzo, del dover appunto riconoscere la forza che viene da certe idee moderne, la Chiesa l'ha già in se stessa, la difesa del popolo, la vera difesa del popolo, la vera difesa della persona,
è già strettamente inserita in quella che è l'obiettivo soteriologico della Chiesa, in quello che è la buona novella di nostro Signore Gesù Cristo in buona sintesi, e in questo è stata la grande cifra intellettuale di Luigi Tapparelli di Azeglio, che rimane chiaramente un pensatore da riscoprire, un pensatore da riprendere, un pensatore da impugnare, avere come fondamento di quella che dovrebbe essere, a mio avviso, la riscoperta del più puro pensiero politico cattolico. Quindi stato cattolico, stato confessionale, per rispondere subito in conclusione alla domanda iniziale, è lo stato che non è che ha un'ispirazione nel cattolicesimo, non è che ha una connotazione di mera di conoscimento della religione di Stato, nel caso quella cattolica, ma invece uno Stato che proprio si fonda a livello proprio di tessuti, di strati della sua edificazione, si fonda nei tratti derivati dal Magistero cattolico, e questi tratti, che ovviamente sono quelli che poi fanno parte delle società naturali, sono la famiglia, il municipio, la corporazione, che sono quei tratti che la Chiesa ha sempre difeso e su cui ha e si dovrebbe fondare il vero Stato, che non può che essere cattolico, contro appunto questi stati liberali, questi stati individualisti, e questi stati individualisti e assolutisti insieme, questi stati totalitari e appunto emancipatori assieme. E questo contro questo si è proprio erigere uno Stato cattolico che ha in se stesso, in questi elementi naturali di fondamento, in questi momenti di società appunto organica, la sua ragion d'essere. Questa è la sfida tapparelliana che in un contesto difficile lui ha affrontato, e questa deve essere insomma la grande lezione che ci lascia oggi per contrastare la libertà tiranna. E concludendo appunto con le parole di Monsignor Caglin, che è una figura molto cara, significativamente applicata qui, perché è un termine che ha coniato proprio Luigi Tapparelli Azeglio, a ciò che veniamo oggi la risposta è sempre giustizia sociale, però con cui finiva le sue trasmissioni radio, social justice, e ovviamente difesa totale, assoluta, della, appunto, di questo trittico municipio, famiglia, corporazione, che null'altro è che la dimensione totale della società orientata alla legge umana naturale, che null'altro è che il tentativo umano, il tentativo appunto quasi innato dell'essere umano di arrivare a quella perfezione che è invece il disegno e lo scopo che il Dio, che il nostro Signore vuole per la nostra realizzazione di anime. Quindi null'altro che seguire la sequela di Cristo contro questi falsi idoli, questi idoli mammonici, questi schegge impazzite di vecchie e continue eresie null'altro che sono che un allontanare l'uomo da quello che è il suo scopo, il suo telos, ovvero ricongiungersi con il nostro Signore. Quindi come scacciamo via, cerchiamo di scacciare via i nostri peccati, scacciamo via questi peccati sociali che sono l'ipostatizzazione di quello che chiamiamo sistemi moderni, quello che chiamiamo società moderna, di quello che chiamiamo appunto Stato e democrazia liberale. Quindi cerchiamo di essere degni di questi appunto grandi premesse, riscoprirle e riprendere il lavoro che Luigi Tapparelli d'Azeglio ha iniziato, che tanti teorici del cattolicesimo politico hanno iniziato, e di una battaglia che forse è interrotta, forse in questo momento arenata, ma che finché ci sarà qualche scemo che magari la impugnerà non può dirsi sconfitta. Prego, Pietro. Io ringrazio di cuore Lorenzo Nicola Roselli per questa interessantissima e soprattutto attuale conferenza contro anche il feticcio della sovranità popolare, che è adesso nel pieno fulgore in questo momento elettorale. Siccome dopo la conferenza di Roselli c'è una mia microconferenza di, vi assicuro, 5 minuti solari, non di più, perché sennò, come si dice, tanto è grande il ben che aspetto che ogni pena mi è diletto, quindi l'aperitivo, che è il bene che attendete, deve passare attraverso la pena delle nostre conferenze. Questo è un po' il concetto.
Adesso, grazie a Lorenzo, quella che avete avuto l'avventura di ascoltare era la 708esima conferenza di formazione militante a cura della CAP, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.